sono state sottoscritte nella prefettura di Reggio 4 convenzioni per l'assegnazione ad associazioni del terzo settore di beni già confiscati a criminalità organizzate della Calabria e della Sicilia orientale. Un risultato raggiunto grazie all'applicazione di una disposizione introdotta nel codice antimafia nel 2017, un codice che ha valorizzato decisamente il ruolo degli enti interessati. Oggi la consegna qui a Reggio di 4 contenitori importanti, anzi più di 4, ma rispetto a 4 convenzioni che saranno siglate dal prefetto Corda e che riguardano il sociale, riguarda l'orientamento, riguarda la possibilità, insomma, di rimettere in moto, ma di colpire sempre di più e al cuore in modo più profondo la criminalità organizzata, perché lo Stato c'è, lo Stato arriva, è solo questione di tempo. L'evento rappresenta una tappa decisiva nel processo di restituzione dei beni proprio alla comunità già danneggiate dal fenomeno criminale. Noi andiamo sui terreni, non abbiamo paura della gente, non abbiamo paura né della gente, non abbiamo paura di chi dovrebbe farci paura, per cui credo che con il sottosegretario qua presente ne siamo dimostrazione evidente. Siamo andati a dare i terreni di Messina Denaro a Trapani, non siamo andati da un'altra parte, non l'abbiamo fatto in videoconferenza, l'abbiamo fatto in presenza, quindi io credo che tutte queste cose poi alla fine abbiano un valore simbolico. Sono in totale 2 le province calabresi, quelle di Vibo e Crotone, che saranno interessate da 4 nuove iniziative sociali. Qui faremo degli ostelli, dei co-housing, degli orti sociali, faremo attività culturali, diciamo che saranno molte attività e speriamo di poterle fare principalmente con la cittadinanza che sarà, siamo convinti, al supporto di queste attività.